lo strappo non sia... Quando faccio la prova della carta, devo fare attenzione che c'è uno scodenzolamento, no? Quindi devo fare attenzione anche a quello. Quindi magari provare un metro più, un metro meno, per capire effettivamente quello che sta succedendo. Perché io posso avere uno strappo brutto, ma per il fatto che la freccia sta facendo... Man mano che va avanti, scodinzola un po'. Quindi questo può influire sull'impatto della prova. Un metro più, un metro meno, capisco qual è la tendenza, perché se la freccia viaggia così, il problema della freccia, della partenza della freccia, non è il suo scodinzolamento, è che la freccia viaggia così, ok? Se la freccia viaggia così, avrò uno strappo che non va bene. Invece se è solo uno scodinzolamento, ci avrò un po' di qua, un po' di là, allora capisco che è lo scodinzolamento. A questo punto, cosa è conveniente, un press alto o un press basso? Parliamo anche del press, ma tra un attimo, grazie della domanda. Quindi si fa a 3-4 metri, a 4 metri e 8 metri normalmente, e si vedono le coperture in misura, perché io ho bisogno di sapere, di mettere a posto l'arco, specialmente per i pidocchi. Se io non ho un perfetto strappo, non farò mai 6 a tutti i pidocchi. Sarà impossibile, sarà sempre un caos, perché se la freccia parte dritta sono rovinato, specialmente alle corte distanze dove devo per forza fare i punti. Quindi tu la prova della carta la fai con lo string dei 5-10 metri? La prova della carta la faccio anche con lo string dei 5-10 metri. E poi trovo un compromesso che mi vada più o meno bene tutto. E poi alla fine tutto non si può ottenere. Certo. Allora, cosa succede se alle corte sono a destra o a sinistra e alle lunghe viceversa? Che devo fare? Come mi devo comportare? Allora, io qua ho scritto 25, però io direi 18, 20 metri. 20 e 40, l'ideale è 20 e 40, adesso devo correggere, infatti 20, tra i 20 e i 25. Diciamo che le prove si fanno a 20 e 40 metri, perché oltre ne tiriamo troppo poche perché sia rappresentativo. Quindi deve essere rappresentativo fortemente a 20 metri e a 40 metri. Io devo capire cosa succede a 20 metri e a 40 metri. Quindi se tutte le frecce a 25 metri vanno nel centro e tutte le frecce a 40 metri vanno nel centro, vado a fare altro, vado in bici. Lì domani mi alleno. Se invece non capita così, e cioè questa è la situazione ideale, tutte le frecce dentro, perfetto. Se invece a 25 metri sono nel centro, a 40 metri sono a destra, è il punto di incocco, l'ho già messo a posto, quindi è già tutto fatto bene prima, ho già fatto la spennata, ho già fatto tutto. Adesso sto provando alle varie distanze, 20 metri e 40 metri. Se a 20 metri sono nel centro, a 40 metri sono nel centro, cosa faccio? Beh, la teoria mi dice che, poi vedremo con gli opportuni distinguo, bisogna tirare fuori il center shot fino a che alla distanza di 40 metri le frecce non rientrano e poi andare a 25 metri e correggere la rosata ammorbidendo il bottone. Ok? Perché questo? Perché sempre la teoria dice che il bottone funziona bene alle corte e meno alle lunghe, e il center shot funziona bene alle lunghe e meno alle corte. Quindi io devo trovare pian pianino un compromesso affinché tutto rientri. Quindi se a 20-25 metri sono nel centro e a 40 metri a destra, sposterò il center shot affinché a 40 metri non vado nel centro. Poi vado a 25 metri e magari le frecce saranno un po' più a sinistra. Ammorbidisco il bottone per farle rientrare. A quel punto vado a 40 metri e vedrete che saranno anche nel centro a 40 metri,
perché il bottone alle lunghe distanze influisce di meno. Comunque questo vi rimane così, ve lo potete leggere 7-8 volte. Problema contrario: a 25 metri sono a sinistra, ma a 40 metri sono a destra. Cosa devo fare? Ammorbidisco la molla fino a che le frecce non rientrano a 25. Poi vado a ritrovare se la situazione è analoga al caso A e agisco di conseguenza. Ovviamente sarà analoga al caso A, perché ho spostato il bottone e saranno a 40 metri, me le ritroverò a destra. Beh, rientro nel caso A, sposterò il center shot. Se è troppo la freccia fuori Spagna. Ma l'ho già visto prima questo. Qua sono già con la freccia fuori Spagna. Qua e devo solo trovare un compromesso, non avrò la precisione. Sì, sì. Però devo trovare un compromesso. Oh, devo anche essere io bravo con le frecce, perché poi se le frecce te vanno un po' dappertutto, qua diciamo nei casi ideali. Qua cosa abbiamo? Il contrario. A 40 metri c'è la sinistra, quindi ovviamente tirerò dentro il center shot e poi andrò a 25 metri e chiuderò il bottone. Ok? Per il mancino contrario. Ma allora, una volta per tutte, i mancini sono Satana, nell'arco non devono esistere. No, i mancini nel tiro con l'arco non devono esistere, non c'è ragione al mondo. Sto registrando, ma voglio che sia registrato. Nei mancini il tiro solo in pugnatura. Me la vite, non me la. Allora, uno a caso. Sei mancino? Come tirerebbe con la pistola il mancino? Come tirerebbe? Con la pistola il mancino? Va a vedere la pistola. Quasi. Ok. E questo è il pistola. E questa non me la contate più, perché neanche l'occhio dominante si mette a posto. Bon. Però c'è un distinguo. L'utilizzo di frecce molto lunghe, che sbordano molto la finestra, o troppo corte, ovviamente enfatizzano il center shot. Se sono troppo lunghe. Quindi dovete tenere conto nella messa a punto dell'arco che il center shot, se avete le frecce troppo lunghe, dovete tenerne conto. E lo stesso se l'avete troppo corta. Quindi lo schema, in effetti, come abbiamo visto prima, è un'indicazione di massima, va sempre tenuto conto anche di come avete l'attrezzatura. Però normalmente l'idea è quella, no? L'idea è che il bottone influisce di più le corte e meno le lunghe. E il contrario vale per il center shot. Non abbiate paura di smanettare quest'arco con sto center shot. Non c'è un modello. Una volta ho sentito uno: no, il punto di incocco va un ottavo, tutti lo dicono, sta scritto dappertutto che il punto di incocco va un ottavo. Ma no per tutto, perché siamo talmente tutti diversi che dovete trovare la vostra strada. La strada del vostro arciere va trovata. Ricordatevi che la tecnica, indipendentemente dal materiale, prima di tutto, quindi una buona tecnica, dopodiché bisogna fare punti. Fatele come volete, fate i salti mortali, ma quello che conta è vincere, non è partecipare. Anche per l'arco nudo esiste una messa a punto fine. Non fatela. Solo, secondo il mio modestissimo parere, la messa a punto fine la possono fare 5 persone al mondo. Non ci sono neanche io dentro, figuriamoci. Comunque, tanto per
controllare il volo, correggere eventuali cavalcamenti con piccoli aggiustamenti del punto di cocco. Una spira in più, una spira in meno. Anzi, una spira in più, una spira in meno, tirate 6 frecce a 50 metri, poi diminuite di una spira, tirate 6 frecce a 50 metri, diminuite di una spira e così via tutto il giorno per vedere finché la rosata non si allarga. Correggere eventuali contatti con innalzamento del punto di incocco o variazione del brace. Vedete come si piega subito lì. Ah, adesso vi parliamo del nuovo. Vedremo. Che alla fine poi il lombò non ha. Come fare a messa a punto il lombò? Non abbiamo un bottone adesso. Abbiamo questo famoso preset. Allora, intanto. Cosa è il preset? È la distanza arco cono, no? Lo sappiamo tutti. Sappiamo anche tutti quanti, nessuno escluso, che per effetto della rotazione delle dita si è capito che la corda non viaggia in modo rettilineo, no? Quindi la corda ha una variazione, eccetera, eccetera. Allora, intanto la prima cosa è che se noi abbiamo un più brace, e per contrario meno brace, non in prima approssimazione, per prima cosa, avrà la freccia meno tempo di spinta. Ok? Meno tempo propulsivo. Quindi se abbiamo invece meno brace, avrà più tempo di propulsivo. Allora, questo in prima approssimazione, perché avvengono anche altre cose. Quindi è così che viene fuori il detto, se c'è meno brace, la freccia va più distante o comunque a più velocità. Non è proprio così, perché intanto perché la freccia non ha una propulsione rettilinea, quindi il brace non serve solamente a farla staccare più o meno prima come tempo, ma anche dove. E siccome è sempre una curva l'andamento della corda, sarà sempre tangente a qualcosa. Quindi con che tangenza la faccio staccare? E questo può influire moltissimo sul suo volo. Quindi se la freccia stacca in questa posizione è un conto, se stacca in quest'altra è un altro conto, perché la corda si muove da una parte e dall'altra. Quindi la freccia si potrebbe staccare da questa parte, si potrebbe anche staccare dall'altro, a seconda del tempo che ci mette e quindi della distanza. Quindi può essere tangente, è sempre tangente una curva, ma bisogna vedere in che punto è, dov'è la curva nel momento in cui la freccia si stacca. E questo nel brace va tenuto conto. Questo a sapere? No, questo non è. Normalmente si dice un brace tanto per sveltire, perché poi non c'è nessuna cosa fisica, tanto per sveltire, lascia un centimetro da lino. No, che ne sta chi l'ha detto di quanto l'incavo è stato fatto dal produttore? Infatti il produttore, quando ha fatto quell'incavo, non ha tenuto conto del brace, ha fatto l'incavo e punto. Siccome più o meno gli incavi sono fatti tutti uguali, e lasciando, e uno non avesse la squadretta e non avesse le mani di tancio che non c'è il mignolo, non può misurare il brace fisicamente, allora guarda quella fare lì. E comunque non sbaglia. Anche qua però ricordiamoci che nell'arco nudo influisce poco,
perché sono difetti costanti, quindi in definitiva non inducono una clamorosa imperfezione. Però cambia il suono. No, goccia a goccia è logico che tutto fa. Sì, poi sì, alla fine. Noi abbiamo 10 cose, prese singolarmente non fanno nessuna differenza, però se tutte e 10 sono sfasate comincia a diventare importante la cosa. Allora, per quello che possiamo tener conto di tutti i dettagli che abbiamo a disposizione, compreso il prezzo. Normalmente quando suona bene vuol dire che compreso il punto di incontro, è stato fatto, settato in modo adeguato. Allora, cosa possiamo fare nel lombo? Questo per dirvi solo che il lombo, per l'appunto, abbiamo più o meno poi solo il prezzo, e quello fa. Però sul lombo influisce molto, può variare molto per il 10%, insomma, perché per il 90% è la freccia che fa. Quindi cosa si può fare per la messa a punto del lombo? Lavorare per cercare la freccia più adeguata. Settare il corretto punto di incocco, spostare il center shot al massimo di 3 mm, non di più, spostare l'aletta indice, è la cosa che serve a meno, perché essendo alette naturali praticamente non influiscono zero sul volo della, sull'interferenza, aumentare o diminuire il preset, più che altro legati al meter, è l'unica variazione possibile. Però in effetti poi alla fine qualcosa. Qua vediamo il brace in dipendenza di dove stacca come fa variare la partenza della freccia. L'ha scritto quel tipo americano che è socio di Lapsus. Sì, insomma, uno che si è messo lì e ha studiato tutto il sistema. Ecco la freccia che parte, la prima piega. La seconda piega, passa vicino al rest, vedete bene che qua spacchiamo il mito, no? Anche se mettiamo, intanto da subito sfattiamo il mito che le alette vanno messe inclinate. Qualsiasi tipo di arco, se mette le alette inclinate, ha solo dei malefici e non dei benefici. Le alette non ha nessun significato al mondo metterle inclinate, perché non provocano un beneficio, come può essere la rigatura di un fucile. Perché le canne vengono rigate dei proiettili? No, vengono rigate, questa è la prima cosa, ovvio, che non può pensare, vengono rigate per spostare il baricentro del proiettile all'indietro. Perché se no, se non fosse rigata, la palloccola si capovolgerebbe, non andrebbe dritta, si potrebbe capovolgere. Allora, per rendere il baricentro del proiettile più indietro possibile, si fa ruotare velocissimamente. Questa velocità di rotazione sposta il baricentro all'indietro e non fa capovolgere il proiettile, lo fa andare. Nel tiro con l'arco la velocità della freccia è troppo bassa perché possa esserci una rotazione, e poi anche perché il baricentro della freccia ce l'abbiamo già nel posto giusto, non abbiamo bisogno di fare niente. Quindi se noi facciamo ruotare della freccia inneschiamo solamente delle variabili inutili che non danno nessun tipo di beneficio, anzi nel caso di vento potrebbero dare dei malefici, perché se la ruota avrà un andamento incostante a seconda di dove possa esserci il vento. Ok? Questa è fisica. Quindi è molto meglio metterle diritte, in modo che non abbiamo variabili adeguate. E in ogni caso, anche se le avessimo girate, perché molto spesso cosa si dice? Che c'è la moda, che adesso gli longboisti, gli longisti, che mettono l'aletta indice al contrario, verso
verso legno, perché si dice che quando arriva non farà interferenza, perché quando arriva si ruota. Allora, prima di tutto, anche se fosse inclinatissima, non avrebbe il tempo di ruotare. Secondo, se la freccia è messa ben a punto, passa 5 cm, abbiamo visto, a un centimetro o due, da qualsiasi cosa possa mai toccare. Perché se la freccia è giusta, piegherà proprio dove ruoterà intorno all'arco. Secondo, perché è obbligatorio utilizzare frecce naturali e le frecce naturali non provocano interferenza. Una volta per tutte. Sì. Che provocano la rotazione? No, nessuna aletta spin wing provoca nessuna rotazione. Chi ha mai detto? Dove sta scritto? Chi ha detto? Chi ha detto che le spin wing provocano la rotazione? Era sbagliata, è sbagliato. Nessuna aletta spin wing, Elivanes, Gaspro e similari. Diciamo che Gaspro e Sitar e altre sono rigide e quindi non provocano nessuna rotazione. Alette più morbide potrebbero innescare il pensiero di una rotazione, invece non sono state create per quello. Le alette morbide sono straordinarie, specialmente le Elivanes per arco nudo, specialmente le Elivanes, quello che è, dico in italiano. Perché? Perché procurano un assetto variabile al mio tiro. Quando io scocco la freccia, per effetto che sono molto morbide, nel tiro ravvicinati si chiudono e sono molto più precise. Dopo un certo, intorno ai 15 metri, si dispiegano e fanno il loro dovere. Ok? E sono straordinari, potete prenderne anche quelle grandi, tipo le ideali sono le S3, perché provocano le frecce, le alette a scudo non sono state inventate per così, perché sono belle da vedere. Sono state tagliate dietro per un semplice motivo, che provocano meno turbolenze alle basse velocità. Quindi meglio quelle a scudo, specialmente per arco nudo, perché provocano meno turbolenza, specialmente nelle distanze che interessano a noi, che sono dai 20 ai 40 metri. L'arco olimpico non ha questo problema, perché non ha più il fito, e gliene frega. La freccia la deve stabilizzare dai 50 in avanti, e ai 18 metri tira la linea. Spine qualsiasi. È così, no? Eh? Ma sì, ma anch'io tiro l'alluminio, ricordiamoci sempre, se il difetto è costante è influente sulla precisione. Ricerca, volete fare una pausa? Sì.